Abbiamo avuto avuto conferma ieri sera da Errani prima e dal presidente D'Alfonso dopo che arrivano i MUSP. La richiesta è per 889 posti. È chiaro che cercheremo di abbattere i tempi perché prima arrivano e prima possiamo iniziare questa attività miglioramento e adeguamento del nostro patrimonio scolastico esistente. Tengo a precisare che io a oggi non ho deciso di chiudere nessuna scuola. Quindi perché? Perché abbiamo chiesto ai tecnici nelle 6 scuole con indici più bassi di fare ulteriori verifiche ed approfondimenti. Ci vorrà ancora una settimanella, ma diciamo che per il fine settimana, inizio della prossima, avremo questi dati. A quel punto prenderemo le decisioni che dobbiamo prendere nell'obiettivo che per noi è prioritario, la sicurezza dei nostri figli. Quindi è chiaro che vedremo nelle prossime ore quelli che saranno i risultati e poi prenderemo le decisioni. È importante avere un plafond così di aule e ho chiesto anche alla provincia di darmi la disponibilità di eventuali spazi che non dovesse occupare, io so che per esempio al Pascal alcuni spazi ci sono, perché nel caso in cui non dovesse aver bisogno utilizzerò questi spazi. Diciamo che un po' come la scuola Jolly che avremo fra qualche mese con i MUSP, lo faremo adesso con queste aule. È chiaro che non è detto che queste aule ci servano, però è chiaro che ci portiamo avanti con il lavoro in modo da essere pronti per l'11 settembre. Intanto abbiamo un polo scolastico finanziato con i soldi della ricostruzione, dell'ingegner D'Alberto, dell'USR, per quanto riguarda l'adeguamento della San Giuseppe e con i fondi del bando delle periferie, a cui bisognerà aggiungere qualcosina, ma lo vedremo, per quanto riguarda invece una stecca da fare in prossimità dello stadio, nel posto dove c'era la vecchia tribuna, per intenderci. Non faremo più il bike hotel, ma faremo una scuola. Questo ci permetterà intanto di avere già due interventi importanti, uno nella zona d'Alessandro, i MUSP, e devo dire che sono soddisfatto di questa attività. È stato un agosto difficile.